Secondo punto. Come si esce fuori da questa trappolone? Naturalmente la storia è un po' più lunga, io vi ho fatto veramente un riassunto. Allora, innanzitutto bisogna uscire fuori dal paradigma economico dominante. Quindi lasciare perdere la sfera della produzione e del consumo e concentrarsi effettivamente su questo tipo di relazione. Perché noi abbiamo bisogno così tanto delle merci. Come si esce da questa trappola? Si esce spostandosi ovviamente dalle merci alle persone. Però non basta. Perché non basta? Perché bisogna andare direttamente a quello che più ci interessa. Ci sono diversi studiosi che hanno proposto di prendere in considerazione direttamente un altro elemento. Però apro una parentesi, noi chiaramente non è che siamo stupidi quando pensiamo alle merci, adesso abbiamo i telefonini, la lavagna, il microfono, il pennarello, è chiaro che noi pensiamo alle merci perché sappiamo che le merci ci danno, no? Qualche forma di utilità, di valore, ci rendono la vita più semplice, alcune sono indispensabili, non possiamo farne a meno, come l'acqua, ma tutte le altre noi comunque le ricerchiamo perché in qualche modo ci danno un'utilità, un valore. Quindi in realtà il problema è, bisogna impostarlo, che cosa le persone fanno con le merci. Per rispondere a questa domanda, che vi sembra molto astratta, mi rendo conto, bisogna, secondo alcuni che hanno ragionato molto a lungo su questa questione, partire dalla cosa più importante. Qual è la cosa più importante? Le persone, ovviamente. In particolare, una proposta che è stata fatta, che secondo me è molto interessante, è andare a guardare direttamente non quante merci ha una persona, o quante merci produce una persona, o quante merci consuma una persona, ma andare a vedere direttamente la cosa più importante, cioè che vita fa questa persona? Cioè, una persona, per esempio, può essere qua a discutere con noi, potrebbe essere nel villaggio laggiù alla frontiera a vendere un pacchetto di arachidi. Che tipo di vita fa una persona è direttamente la cosa che ci interessa di più. E in questo approccio, quindi, le merci vanno assolutamente in secondo piano, perché è chiaro che il tipo di vita che conduce una persona dipende dalle merci che questa persona controlla, ma da tante altre cose anche più importanti, primo. E poi, seconda cosa, la stessa merce dà a persone diverse vite diverse. Allora, vi faccio qualche esempio. Bicicletta, che si usa molto in Africa. Uno potrebbe dire, quello c'ha la bicicletta è ricco, quello non c'ha la bicicletta è povero, perché quello deve andare a piedi a portare tutta la cassava che ha prodotto al mercato, quell'altro invece la bicicletta non è povero. Stiamo valutando il possesso della bicicletta o di altre cose del genere come un fattore di povertà, ok? Pensate invece alla persona. La bicicletta ha lo stesso valore in termini di condizioni di vita per tutte le persone? No. Potrei essere molto malato, disabile, gravida, senza una gamba, eccetera, eccetera, e con la bicicletta non ci faccio nulla. Il punto importante da analizzare è che ogni persona, siamo tutti diversi, nonostante diciamo siamo tutti quanti a favore dell'uguaglianza, però ogni persona ha bisogno di merci diverse per raggiungere gli stessi obiettivi. Quindi in realtà l'ammontare di merci in sé per sé non vuol dire nulla. Questo è il primo punto importante. L'altro punto importante, lo dicevo prima, cioè l'altro aspetto importante è che il tipo di vita che le persone fanno non dipende molto spesso anche da quante merci le persone hanno a disposizione. Ci sono molte condizioni non materiali della vita che sono altrettanto importanti e che nel quadro economico non entrano mai. Quando io considero il reddito, sto tenendo fuori tutto quello che mi dà un tipo di vita piuttosto che un altro, ma che non è riducibile a merce, che possono essere le mie relazioni, per esempio affettive, le relazioni sociali,
le relazioni con i miei amici, tutto quello che mi viene offerto a titolo gratuito, come le cure per esempio dei miei genitori. Tutte queste cose non sono mercificabili entro un certo limite, non vengono colte dal PIL, dal reddito, dalle merci, e quindi non entrano in definizione di povertà, mentre il tipo di vita che conduco può dipendere crucialmente anche da tutte queste cose. Quindi le merci c'entrano, ma in seconda battuta e in maniera molto indiretta, perché devo tener conto di tutte le condizioni non materiali dell'esistenza, che di solito non sono tenute conto nel quadro economico, e devo tener conto del fatto che ogni persona ha delle sue caratteristiche diverse. Per esempio, le differenze di genere sono molto importanti. Le differenze di genere sono uno dei casi più importanti di trasformazione delle merci in benessere diversa per uomo e donna, e quindi da questo punto di vista lo stesso ammontare di merci potrebbe dare a un uomo e una donna due livelli di povertà diversi. Allora, questa non è una cosa molto astratta in realtà, perché questo significa, per esempio, per fare un esempio molto concreto, andare a valutare direttamente la persona in che condizioni vive. Questo vi sembrerà banale, ma non viene fatto normalmente. Quando l'Istat o l'Eurostat o la Banca Mondiale o il governo del Benin vanno a analizzare la povertà, prendono l'accesso alle merci di base o prendono il PIL o prendono il reddito, tutti, indistintamente. Di nuovo, quando anche le organizzazioni non governative fanno l'analisi della povertà, vanno a vedere queste cose qui, tranne alcuni casi particolari. Ma io sto dicendo questo anche quando si va a valutare la condizione, quando si va a quantificare, perché il problema non è che stiamo dicendo che non si può quantificare, che va tutto preso in maniera qualitativa, perché in maniera qualitativa questo viene fatto, in maniera quantitativa che non viene fatto. E quando non viene fatto in maniera quantitativa significa che non posso fare molto spesso progettazione. Per fare la progettazione ho bisogno di quantificare, altrimenti non posso progettare. Fare questo è possibile e soprattutto ci dà una visione completamente diversa delle cose. Cioè io potrei essere, ci potrebbero essere benissimo dei gruppi di persone che hanno una disponibilità, la stessa disponibilità di merci, ma livelli di povertà molto diversi. Questo approccio c'ha un altro vantaggio molto importante, che non c'ho un approccio alla povertà per il nord e uno per il sud. Questo approccio vale dovunque, perché non riguarda il PIL o i costi o la disponibilità di merci, riguarda il tipo di vita, e quindi posso direttamente verificare e confrontare dappertutto se è una persona in buona salute, se è una persona istruita, se è una persona ha un'occupazione, se è una persona ha relazioni familiari di un certo tipo oppure di un altro, se è una persona è marginalizzata oppure no, se una persona è discriminata, se una persona ha certi diritti, tutte cose che stanno qui dentro e che queste dimensioni non colgono. Nella prassi di fatto queste cose vengono considerate. So benissimo che per voi queste cose sono cose abbastanza normali, però io non ho mai visto progetti che misurano la povertà partendo da queste variabili. Domanda. Per quanto riguarda la sanità, è il caso molto importante, la salute è un caso molto importante, quindi la domanda casca benissimo, perché per esempio nel caso della sanità io potrei valutare qua se la persona dispone dei farmaci, oppure se per esempio ha accesso al servizio sanitario, va bene? Sono sempre in quest'ottica qui, lo posso fare, sarebbe importante, ma sono in quell'ottica lì. Io qua devo andare invece a valutare, e qua per la fretta non ho messo, diciamo, non ho messo una cosa importante, devo andare a valutare oggettivamente le condizioni di vita, non soggettivamente. Questo crea un sacco di problemi, però adesso li affrontiamo, ci sono i problemi ma si risolvono. Oggettivamente le condizioni di vita significa che se una persona ha la malaria, io lo posso dire oggettivamente se ce l'ha o non ce l'ha, se c'è la tubercolosi o non ce l'ha. Per esempio, per i bambini, quando si vuole misurare la malnutrizione, abbiamo il caso della fame. Il caso della fame è ancora meglio di quello della sanità. Allora,
cosa si fa per la fame? Gli diamo da mangiare, gli mandiamo i sacchetti di riso. I Boy Scout fuori al supermercato l'altro giorno raccoglievano le scatolette di tonno. Allora, ai Boy Scout, a cui voglio tanto bene perché io sono Boy Scout, mia figlia è Boy Scout, sono tanto bravi, i Boy Scout ancora raccolgono le cose da mandare ai poveri e stanno qui i Boy Scout purtroppo. Per la fame vanno a vedere se il povero ha o no da mangiare, glielo danno, va bene? Questo lo fa anche il WFP Program, lo fanno soltanto gli Scout e molte ONG anche. In realtà il problema della fame, poi su questo possiamo ritornarci con più calma, anche qua può essere visto non come un problema di quanto cibo c'ha la persona, ma se la persona ha fame o non ha fame, si fanno delle misurazioni, per esempio per i bambini, l'Organizzazione Mondiale della Sanità misura il rapporto fra il peso e l'altezza e l'età, peso fratto altezza, altezza fratto età, età fratto peso, e questi tre indicatori, che c'ha un nome che non mi ricordo, mi dicono se il bambino è denutrito oppure no. Le merci non ci sono, ci sono le persone e direttamente il tipo di vita che fanno. Se sono denutriti i bambini, io non vado a chiedergli quanto hai mangiato, come ti senti, è una misura oggettiva. Lo stesso riguarda l'istruzione per esempio. Beh, quasi per aprire la parentesi con Ivan Illich, la descolarizzazione, però al di là di questo, vediamolo come quanto una persona diciamo ha conoscenza, va bene? Anche qua c'è il modo per accertarsi del livello di conoscenza che c'è una persona. Se uno è analfabeta, per esempio, è facile accertarlo. Anche in quel caso non sto preoccupandomi dell'elemento materiale, sto occupandomi della persona e del tipo di vita che fa, perché la conoscenza è importante per quella persona. Una persona, per esempio, che è analfabeta non può leggere il giornale, non può informarsi e non può partecipare alla vita, non può fare il cittadino, è un problema anche di cittadinanza. Quello è un tipo di vita. Una vita analfabeta è diversa da una vita che non è analfabeta. Poi uno potrebbe parlare qua anche effettivamente le conoscenze indigene, eccetera, eccetera. Però è chiaro che in una società moderna come questa, anche in Africa, essere analfabeti è un handicap strutturale. Quindi ci sono tutta una serie di cose che riguardano la vita di una persona, che posso misurare senza fare riferimento a nessun tipo di servizi. Poi naturalmente è chiaro che quando ho verificato il tipo di vita che fanno le persone, posso andare anche a capire quali sono i problemi. Però il punto di partenza non deve essere questo, deve essere questo. Altrimenti faccio un sacco di errori. Non c'è molto di nuovo in questa visione, perché è come se dicessi non dagli il pesce, dagli la canna, diciamo, no? Però in realtà la cosa è un po' più complicata, perché questo è difficile, perché relazionare la povertà al tipo di vita non è immediato, e perché qua c'entrano tutte le questioni che riguardano, per esempio, il relativismo culturale, le differenze, eccetera, eccetera. Però il problema è che molto spesso alcuni di questi problemi si possono risolvere facilmente. È molto meno complicato di quello che sembra.